Eccomi qui sul set di Un Sogno Migliore, mi trovo con Alessandro Prede, attore e regista. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ecco, raccontaci qualcosa di te per iniziare, come hai cominciato il tuo primo provino, il tuo primo film? Va bene, io sono figlio d'arte, ma questo non significa niente, nel senso che mio padre anzi mi scoraggiava a fare questo mestiere, nonostante lui sia stato un grande attore, un attore di successo degli anni 70-80, Giancarlo Prete. In realtà quello che mi ha convinto realmente è Bernardo Bertolucci, è stato il primissimo provino che ho fatto per Io ballo da sola, e Bertolucci mi disse proprio in sede di provino: hai un talento straordinario, se non studi e non ti metti in testa di fare questo mestiere, secondo me perdi una grande opportunità. Così feci il provino del centro sperimentale e entrai, e poi continuai i miei studi in America, e dopodiché ho iniziato subito a lavorare a teatro, in televisione immediatamente. La differenza di fare cinema in America e fare cinema in Italia? Apri insomma una porta importante, nel senso che sì, che purtroppo stiamo vivendo un momento di crisi culturale, esiste crisi del settore, dobbiamo metterci in testa che purtroppo i soldi pubblici non ci sono più, per cui la nostra abitudine a fare cinema attraverso quello che è una spesa pubblica, questi fondi non esistono più, quindi in qualche maniera e lo stiamo già vedendo adesso, tutti i film che ci sono esistono per dei contributi, per delle sponsorizzazioni private, devono assolutamente rinascere i produttori che non sono esclusivamente esecutivi, perché adesso di produttori reali forse ne abbiamo due o tre in Italia. Il più conosciuto è De Laurentiis, che con tutto che se ne può dire, perché fa cinepanettone, fa quello, fa quell'altro e non solo, però la realtà è che è l'unico produttore che investe dei soldi propri, e questo lo fanno pochissimi altri. Per me ormai il cinema indipendente è il futuro per risvegliare un settore che sembra che insomma sta per morire. E allora, adesso ci troviamo sul set di Un Sogno Migliore per il videoclip musicale contro la violenza sulle donne di Miguel Cris. Cosa ti ha spinto a partecipare e dare il tuo contributo? Intanto, sinceramente, la simpatia di Miguel, perché è una simpatia contagiosa. Io apprezzo tantissimo le persone reali della vita, e lui sinceramente mi ha incuriosito per la sua spontaneità, per la sua allegria, per il suo entusiasmo dei vari progetti che decide di affrontare, e poi sicuramente il tema sulla violenza sulle donne è qualcosa che sento, e avendo avuto l'opportunità appunto di essere coinvolto in questo progetto, ho accettato immediatamente. Tema importante, che messaggio vuoi dare per questo tema? Beh, il messaggio è che bisogna avere rispetto per tutti gli esseri viventi, per il rispetto dell'essere umano e quindi assolutamente della donna. Poi la donna è determinante in tutto quello che facciamo, dalla nascita alla morte, la donna è generatrice di vita, e quindi per me la donna è qualcosa di splendido, e lo dico da uomo, per me è un essere superiore. E quindi va rispettato. Forse tante volte ci dà fastidio questo, ci dà fastidio anche la spontaneità dei bambini, per cui non come si fa a concepire una violenza su un bambino, eppure esistono queste realtà. Bisogna avere rispetto del genere umano e della vita altrui e della propria, questo soprattutto. Ti ringrazio di queste belle parole. Per concludere ti volevo domandare un tuo sogno personale e un tuo sogno professionale.
professionale è quello di avere talmente tanti soldi da aprire delle case famiglia. Questo è un mio sogno che ho nel cassetto, perché è un tema che sento moltissimo, e il mio sogno professionale è continuare su questa strada, diciamo che tutto quello che ho fatto lo sento come qualcosa di importante, non ho nessun rimpianto dal punto di vista professionale, e il cambio di obiettivo che mi sono dato, cioè dall'attore alla regia, è qualcosa che sento moltissimo. La regia è il coronamento di un sogno, quindi sicuramente un lungometraggio è un mio primo sogno nel cassetto, ma poi per affrontarne tanti altri, ce ne ho tanti di sogni nel cassetto. Mi auguro che si avvenino tutti, e ne sono sicuro. Io ti ringrazio di tutto quanto e ti faccio i miei migliori complimenti. Grazie. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao.